Si svolgerà nella giornata di oggi a Teramo l'apertura delle buste per stabilire quale tra le 70 ditte che hanno partecipato al bando si aggiudicherà l'appalto di circa 800.000 euro per il rifacimento degli asfalti in città. Al momento non ci sono certezze su quando i lavori potranno partire, si spera entro la fine di agosto o i primi di settembre, anche se si teme la concomitanza con la riapertura delle scuole. Speriamo di avere buoni ribassi, di poter dare una prima risposta e mettere in sicurezza quelle strade che sono veramente ridotte a colabrodo e rendono insicura anche l'attraversamento di quei percorsi. Parliamo di Ponte San Ferdinando, parliamo di Ponte San Gabriele, di Viale Crucioli, di Viale Cavour, e poi cerchiamo di partire anche di dare una risposta al cuore della città, al centro storico. Quindi un passo importante, speriamo poi di proiettare nel tempo, negli prossimi anni, interventi ulteriori per cercare di ridare un decoro e di ridare alla città una situazione del manto stradale decoroso. Adesso a breve cercheremo anche di presentare il piano per le frazioni, anche lì cercheremo di dare le prime risposte più importanti alle situazioni più di degrado, sono situazioni veramente di strade impercorribili. Se arriviamo a investire questo 1.300.000 che avevamo annunciato, sarà stato un miracolo, perché non abbiamo contratto mutui. Ovviamente poi il prossimo anno magari cercheremo di dare seguito a questa prima iniziativa di risposta sui mandi stradali. Ci sono state un po' di polemiche per delle pezze messe in città, in Piazza Martiri, ma anche in Piazza di San Francesco. Ma lì erano, intanto quello di Piazza Martiri, una polemica sterile, perché non eravamo noi che l'avevamo fatto, bensì era stato chi aveva messo in atto tutta la procedura della Coppa Interami, aveva messo su del cemento rapido creando una situazione di bruttura assoluta. Stiamo intervenendo, quindi quel problema è risolto. L'altro problema, c'è stata una caduta signora all'angolo di del porticato lì vicino a Piazza Martiri, sono stati chiamati dei vigili, gli operai di reperibili, hanno messo un po' di asfalto su per garantire al momento la sicurezza, evitare nuove cadute. Anche lì stiamo intervenendo. Purtroppo ci vorrebbero più risorse per dare risposta ai tanti interventi di manutenzione necessari e dobbiamo piano piano trovare queste risorse per ridare un decoro alla città, anche in termini di sicurezza.